stato per l'arrivo a questo punto della procedura e per coloro che dovranno svolgere poi materialmente i cantieri. Il ringraziamento e il lavoro di fare quanto prima e meglio possibile, perché so che la situazione a San Benedetto era stata continuamente segnalata come una situazione particolarmente complessa e anche ormai con delle criticità che andavano avanti da anni. Sono contento che per il tramite di questo intervento si potrà restituire maggiore agibilità al porto di San Benedetto del Tronto. Voi sapete che qua c'è una marineria molto importante, che ha una storia molto importante e che oggi rappresenta un orgoglio per il settore e non solo. Quindi, come diceva bene il Presidente della Portuale, si tratta di un elemento, di un intervento che fornisce realmente una risposta al porto di San Benedetto del Tronto e rafforza quella che è la situazione sicuramente del sistema di autorità portuale complessivamente. Certamente, volendo fare un ragionamento più ampio, più vasto, tanti sarebbero gli interventi e tante sono anche le richieste a 360 gradi che ci arrivano, però questa era una di quelle più sentite, era una di quelle più delicate, più critiche, e finalmente il fatto di poter sancire con il contratto un cantiere che restituisce questa sicurezza credo che sia per noi un traguardo importante. Io ringrazio il Presidente dell'autorità portuale, lui sa fin dal suo insediamento quanto la città di San Benedetto del Tronto teneva a questo progetto, sappiamo anche quelle che sono le complessità delle procedure che si intrecciano, perché non è solo e spesso diventa una questione di natura di fabbisogno finanziario, no? Ma c'è anche e soprattutto una questione pratica e ambientale che su questi temi rende sempre tutto molto farraginoso. Oggi siamo finalmente arrivati e mi fa piacere che questo avvenga proprio anche nella fase di apertura di una stagione autunnale, invernale, che è sicuramente la stagione più complessa per non per fare i lavori, ma per coloro che poi uscendo, entrando all'imboccatura del porto possono incontrare maggiori criticità, maggiori diritti. Quindi veramente una bella giornata, speriamo ora che i lavori si facciano quanto prima e possano produrre subito gli effetti sperati.